Nico? Sì? Ma dove sei finito? Avevi detto che mi saresti venuto a prendere. Avremmo dovuto incontrarci al parcheggio. Non ti vedo. Ti stanno davvero bene gli occhiali? Da quando li porti? Sul serio? Ti stanno benissimo. O come al solito non mi credi? Da quanto tempo sei qui? Abbastanza a lungo da capire che avevo quasi dimenticato quanto sei bella. Allora? Oh. Tieni. Per me? Un regalo di nostra figlia. No. È fantastico. Dai, forza, andiamo. Non abbiamo molto tempo, muoviamoci. Sì. Da quanto hai questo bolide? Ah, dovevo comprarlo. Dovevi? Avevo un po' di soldi, così. Allora digli che non scendiamo sotto i 7.000. Un menù da 6 portate per 30 persone, ma per chi ci ha presi? No, non si può fare. Oppure deve avere meno pretese sul vino. Se al posto del primo prende il Palmeriva del 98, per me va bene. Ma preferirei che ne parlassi tu con Jorge, è il tuo sì, insegnante sì, di golf. Ne riparliamo più tardi. Ciao. Ma tu non hai mai nostalgia di questo panorama nella tua triste Amburgo? Era lei al telefono? Sì. Una donna molto tranquilla. Già. Resta per il weekend, così potrei conoscerla finalmente. Devo tornare ad Amburgo questa sera. Ho appena accettato un lavoro molto impegnativo. Quindi il lavoro va bene? Va benissimo. E il resto? Anche quello va bene. Ottimo. Non ti preoccupare, ce la facciamo. Non mi preoccupo, infatti. Di solito non c'è nessuno, per questo passo da qui. Ah, oh, no, adesso sì, che succede? È tutto facile. Oh, ah. No. Dai, smettila di suonare, è inutile. Se il traffico è bloccato, ci salta l'appuntamento. Sì, hai ragione. Bene, facciamo un'altra strada. No, no, ti prego, perché corri? Non ci passa mai nessuno, così. Conosco no, queste dai. Strade. Solo questo pezzettino, poi svoltiamo a destra ed è fatta. Ai, 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 ai. Dobbiamo arrivare puntuali al divorzio, giusto? Ah, no, accidenti. No. Bloccati. Un momento, per favore. Ah, è bravo Dieter. Ma vuoi vedere che si fa consegnare qui il polpo surgelato che poi proporrà come pescato in giornata? Però, tranquilla, tutto sotto controllo. Santo cielo, perché non guarda a destra? Forse perché questa è una strada a senso unico. Signore. Signor. Signore, tutto bene? Signor. Adesso che facciamo? Chiamiamo l'ambulanza, che dici? No, aspetta, ci mettiamo d'accordo. E la polizia? Bien? Bien, bien. Ok. Ok, un momento. Ah, tutto bene. Ok, ok, un momento. Jenny? Sì, tutto bene, sì. Sì, sì, tranquilla, papà, tutto sotto controllo, come sempre. No, no, esatto, questa sera alle 9:30 sono di nuovo ad Amburgo. Pensate di farcela, mi fa piacere se venite a prendermi. Sì, certo, sì. Ti richiamo più tardi. Grazie. D'accordo? Grazie. Ciao. Ok. Vale, vale. Adios. Perdon, grazie. Hasta luego. Ho sistemato tutto. Dai, andiamo. In fondo a destra. Lì. La cita queda fijada para el martes. No, no te preocupes. Lo tengo todo, no le falta nada. ¿Cómo? ¿Para lo mismo? ¿Qué me dices? Buenos días, Körner. Tenemos una cita. Sí, 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 espérate un ratito. Bueno, entonces andiamo. Cuando viene, vamos a ver lo que pasa. Ah.
Accomodatevi. Cosa significa? Oggi non è possibile. Sono davvero desolata, ma oggi non potrete firmare i documenti del divorzio. Potrei sapere la ragione. Mia moglie è venuta dalla Germania. Il signor Costa purtroppo ha appena avuto un incidente. Oh. Girare in scooter a Palma è pericoloso. Glielo dico sempre che dovrebbe prendere l'autobus, ma non mi dà mai ascolto. In scooter? Non so cosa ci sia da ridere. Il signor Costa sarà assente per almeno 3 giorni. Ci siamo appena sentiti per telefono. Un momento, non lo può sostituire un collega del signor Costa? Mio marito e io siamo separati da più di 10 anni. Siamo d'accordo su tutto. Si tratta soltanto di mettere 2 firme su un documento. Mi dispiace, il signor Costa si è occupato personalmente della vostra pratica ed è l'unico a conoscere i documenti. Abbiamo le nostre regole. Inoltre siamo a corto di personale, purtroppo. Benvenuti a Maiorca. Ho spostato il volo a martedì. No, perché? Qui va tutto bene. Papà dice che sono... Grazie, a tutto. Mi sta cercando di stare in un hotel. Sì, ha tutto sotto controllo, te l'ho già detto. Non ti devi preoccupare, per favore. Grazie mille per il regalo. Ci sentiamo presto, amore. Ascolta, ti richiamerò più tardi. Ti chiamo più tardi, va bene? Ti chiamo più tardi, va bene? Ciao, tesoro, ciao. Mi dispiace, ma eri irraggiungibile. Avevi il telefono scarico? Che c'è di così urgente? Te l'ho detto che Jorge vuole parlare personalmente con te subito. Mi ha fatto capire che altrimenti salta tutto. Pensa che si è già fatto fare un preventivo. Cosa? Scusami, io non mi sono presentata a Lucia. L'avevo immaginato, sono Vicky, piacere. Sì, insomma, la solita storia. Sì, certo. Quando passi a prendermi? A prenderti, prendere? Sì. Abbiamo un altro appuntamento dal notaio. Ah, tutta questa confusione, mi sono dimenticato di dirtelo. Avevi detto che il contratto di vendita della casa era pronto. Sì, infatti è pronto, ma vedi, c'è stato un problema. Ah, ma guarda che novità. Purtroppo l'acquirente è interessato solo a immobili liberi. Nico. E il nostro inquilino si rifiuta di lasciare la casa. E che cosa aspettavi a dirmelo? Jorge, ci aspetta! Dobbiamo andare! Sì, andiamo allora! Spero di rivederti prima della tua partenza, ciao! Ci vediamo! Ma come sarebbe? E adesso che cosa facciamo? Sì, ho capito! Anna, non sa più come trattenere! Ti puoi calmare un attimo? Di perdere il lavoro! Su, forza! Muoviti! Hola, mi scusi se la disturbo, volevo soltanto... Mi dispiace, ma al momento non c'è niente di libero. Niente di libero? A che cosa si riferisce? Non sta cercando casa? No, ce l'ho già una casa. Chiedo scusa, ma non hai idea di quante persone bussino alla porta per sapere se c'è qualcosa in vendita o in affitto. È una zona molto richiesta, purtroppo. Mi faccio indovinare. È un agente immobiliare, vero? No. Allora? In realtà la casa è mia.
Per l'esattezza mia e di mio marito. Sono Vicky Körner. Mi scusi tanto, adesso capisco, certo. Javier Margal. Non so, le volevo chiedere se ha qualche minuto da dedicarmi. Mi dispiace davvero, signora Körner. Vicky? Sì, Victoria. Mi scusi davvero, Victoria, ma purtroppo mi sono venuti a prendere. Veramente, le dovrei parlare con una certa urgenza. Posso immaginare di che cosa si tratta. Ma vede, ho un regolare contratto d'affitto e non ho alcuna intenzione di andarmene in anticipo. Mi fermo qualche giorno all'Hotel Molinar, magari trova il tempo di chiamarmi. Sì, anzi, forse no. Forse è meglio se mi chiama lei. Che dice? Non credo che parlare con lei influirà sulla mia decisione di restare o meno per tutta la durata del contratto. Adios. Mi scusi davvero tanto, mi scusi. Si direbbe che oggi è la tua giornata, no? Thea, allora abiti ancora qui. Di un po', come ti permetti di venire a Palma senza prima avermi informata? Non sono qui in vacanza. Lo vedo, infatti. Allora, qual buon vento ti porta? Non vorrai mica sposarti un'altra volta? No. Essermi sposata con Nico mi basta per il resto dei miei giorni, credimi. E Nico? Da qualche anno ha una relazione, ma non so che intenzioni abbia. Eravate davvero una bella coppia. Eravate così divertenti e la strada con voi due in giro non era affatto sicura. Non ero sicura con te in giro. Hai continuato con la fotografia? Certamente. Anzi, sai, la macchina fotografica che mi regalasti all'epoca occupa un posto d'onore in casa mia. Ci mancherebbe altro. Sono stata io a scoprire il tuo talento. Eh sì, è vero. E con Nico, dopo tutto questo tempo, è arrivato il momento di mettere in chiaro che la cosa è finita. Sai come la penso? Il matrimonio è una buffonata a cui non ha senso dare inizio. E pensa, Jenny quest'anno si è diplomata. Pazzesco. Il tempo passa così in fretta. E come le va l'amore? Ha un fidanzatino, da più di un anno ormai. Bene. E con la fotografia riuscite a vivere tranquillamente? Sì, direi anche bene. Con la parte che mi spetta dalla vendita della casa mi voglio aprire uno studio. Però non sarà facile mandare via Javier da casa. Che tipo di persona è? Sul suo biglietto da visita c'è scritto qualcosa del tipo biologia marina. Sì, lavora all'acquario sulla playa. Esce di casa la mattina presto e rientra la sera tardi. Gentile ma riservato. Ecco, per i miei gusti è un vicino di casa decisamente noioso. Preferirei un po' più di vita qui intorno. Questo non mi stupisce. Kama Sutra for Best Ager. Anche gli over 60 possono. Te lo presto volentieri. Funziona anche per gli under 60. Grazie per l'informazione. Ma da te mi serve un aiuto molto diverso. Non ho assolutamente niente da mettermi. Ah, ti accompagno volentieri. In quel negozio. Salamon, sì. Per che cosa stanno raccogliendo le firme? Contro il cambiamento socio-immobiliare, rendere Maiorca ai maiorchini. Ma davvero succede questo? Manco da troppo tempo. Metà isola ormai appartiene a tedeschi o svedesi che si stanno comprando tutto. Ma sai di cosa parlo, Sherry? Molti non possono più permettersi di pagare un affitto e lasciano l'isola. Oppure vendono le loro case a prezzi astronomici e si danno la fuga. Ah, guarda chi c'è. Ora capisco tutto. Tu lo sapevi? No. Vieni con me, avviciniamoci. Puoi mettere una firma anche tu se vuoi. No, è meglio di no. Vieni, Thea. Dai, andiamo, per favore. C'è un taxi. Buenas tardes, signora. Posso portarle qualcosa da bere? Vorrei un bicchiere di vino. Ci ho ripensato, mi porti un vodka martini senza oliva. Vodka martini senza oliva, d'accordo.
Mangia qualcosa? Sì, magari più tardi. Aspetta qualcuno o è sola? Sono sola. Hola, guapa. Vodka martini? Pensavo avessi un altro impegno stasera. Lucia, ogni tanto posa per delle foto ed è dovuta partire all'improvviso. Signor, dos más, por favor. Enseguida. Lucia fa la modella. Allora è la pensione assicurata. Di un po'. Hai qualcosa di diverso? Hai i capelli più scuri? Più chiari. Ah, senti, piuttosto il nostro potenziale acquirente è di queste parti o no? Un medico di Manacor. Il mio avvocato si sta occupando di tutto. È il fratello di Lucia, beh? No. Salute. Salute, alla nostra. Alla nostra, come sei spiritoso. Ci è stata tanto a pensare se doveva prenderlo con i capelli sul teschio o senza capelli. Le ho detto meglio con i capelli, altrimenti papà può fraintendere e non va bene. Ecco, allora. Allora ci vediamo dopodomani. Sì, insomma, dopodomani. Oppure dopodomani. Magari ce la fai per domattina a colazione. Sì, a colazione. Ti è venuto il singhiozzo? No. Hai il singhiozzo? Sì, è vero. Conosco un antidoto. Aspetta. No. Senti, ma fra noi due è stato sempre così bello. Ti prego, dimmi che è stato soltanto un brutto sogno. Mi dispiace deluderti, è stato tutto molto reale. E secondo me è stato anche meglio che in passato. Come è potuto succedere? Non è successo. L'abbiamo voluto entrambi. Ma che già in ascensore mi sfilassi la cintura di pantaloni. Zitto, sta zitto, ti prego. Non sarebbe dovuto succedere. Io la penso diversamente. Nico, io sono venuta qui per divorziare da te. Non essere così rigida. Chi mi chiama adesso? Può essere solo Jenny. Dammelo, per favore. E adesso zitto, ok? Sì. Dígame. Hola, sono Javier. Chi? Javier Maragalli, il suo affittuario. Ah, Javier. La disturbo? No, non mi disturba affatto. Ci vediamo a colazione? A colazione? Sì. Sì? Dove? Se per lei va bene possiamo vederci al bar, io sono già qui. Ah, è giù al bar? Sì. Fermo.
D'accordo, allora scendo. Mi dia solo un momento e la raggiungo, va bene? Sì, a fra poco. Adios. Il nostro inquilino. Bene. Ora finalmente lo potrò conoscere. Credi davvero che adesso scenderai giù a braccetto con te, così mezza isola finirà per sapere che hai dormito qui, caro? No, 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 tu resti nella stanza e non ti muovi. Hola, Vittoria. Hola. Vogliamo sederci fuori al sole? Sì. Sinceramente non è nel mio stile mandare via le persone che vengono a farmi visita senza neanche farle entrare in casa come ho fatto con lei. Niente. E ho pensato che un invito a colazione fosse un modo adeguato di chiederle scusa. Scusate. A volte passano dei tipi un po' bizzarri, non ci faccia caso. Capisco. Prende un tè o un caffè? Un caffè e acqua, per favore. Così sono bloccata qui fino a quando la persona che si sta occupando del nostro divorzio non si rimette in piedi. Una situazione assurda. Forse quello che le è successo è un segno del destino, no? Mi scusi, ma non ha pensato che una qualche forza superiore le vuole far capire che sarebbe meglio non divorziare? Ma che cosa dice? Mio marito e io siamo separati da secoli e questo capitolo lo considero definitivamente chiuso. Se davvero ci è riuscita, non posso che farle i complimenti. Sa, anch'io sto affrontando una brutta separazione. Ed è maledettamente dura. Oh. Noi non ci siamo mai sposati, ma questo non fa alcuna differenza. E da quanto vi siete separati? Da quando ho preso in affitto casa vostra. 3 anni? Sì. Colpa sua o della sua compagna? Vede... ci sono stati dei problemi. Spesso ero fuori per lavoro e Marta si sentiva trascurata. Mm. Abbiamo fatto un tentativo anche con una terapia di coppia. Ed è servito a qualcosa? Beh, dipende dai punti di vista. Lei e il terapeuta hanno avuto 2 gemelli. No. Già. Come? Col terapeuta? Sì. Ora capisco il perché negli studi degli psicologi c'è sempre un comodo divano. Sì, ma sarebbe da radiare dall'albo, per non parlare poi della sua credibilità. Si sono trasferiti in un posto lontano. Spero su Marte. Che scema. Beh, questo gioco di parole mi sembra abbastanza divertente. Comunque, adesso non voglio annoiarla oltre con le tristi storie del mio passato. Non mi sta annoiando. Per quanto riguarda casa sua, mi farebbe piacere spiegarle che... Non credo di aver capito perché non vuole annullare il contratto. Hola! Cosa ci fai qui? Credevo prendessi il volo del pomeriggio. Ho preferito partire prima. Ma perché? Pioveva, non ha mai smesso. Abbiamo interrotto il lavoro senza aver fatto nemmeno una foto decente. È stato un vero disastro. Me lo sarei potuto risparmiare. Quindi ci devi tornare? Sì. E tu? Io? Cosa hai fatto di bello? Mi sono annoiato. Sono andato a letto presto. Ah. Hai un'aria stanchissima. Non ti fa bene dormire troppo? Oh! Oggi a pranzo siamo pieni e Xima è il giorno di riposo. Ah, fantastico, quindi... Quindi il grande chef deve mettersi ai fornelli. Marina, niente fiori su questo tavolo. Ormai lo sanno tutti che il procuratore generale è allergico. Ah, mi raccomando che sia tutto in ordine. Miguel, muoviti! Nico, la cucina sta qui. Hola, capo, il solito stress. Se per le 3 non sei in cucina, sei licenziato. Ecco. Guardi questo cantiere, per esempio. Fino a qualche mese fa ci abitava una dolcissima signora anziana, la signora Varel. Beh, insomma, di solito era dolcissima. Quella donna è vissuta in quella casa per oltre 70 anni.
qui ha frequentato le scuole, qui si è sposata, qui è dove ha dato alla luce i suoi figli e sono morti i suoi genitori. Il giorno dopo la morte del marito c'era già la fila di agenti immobiliari davanti alla porta, come avvoltoi. Lei non se ne voleva andare da qui, Molinara era casa sua, la sua vita. Nel vicinato, anziché il catalano, si parlava sempre più svedese, tedesco e inglese. In quel negozietto ormai non si trova più la sovrasada fatta in casa o il bacalao. Ora vendono solo knödel, knäckebrot e porridge. E il 1,5 milioni di euro in contanti che le hanno sbattuto sul tavolo della cucina purtroppo ha messo fine alla sua resistenza. Si è trasferita dalla sorella dall'altra parte dell'isola. 1,5 milioni? 1,5 milioni. E probabilmente la casa rimarrà vuota la maggior parte del tempo, perché il nuovo proprietario verrà solo 2 o 3 volte l'anno per 3 settimane al massimo, o l'affitteranno a qualche ricco straniero a un prezzo talmente alto che nessun maiorchino potrebbe permettersi. È contro tutto questo che noi ci stiamo battendo. Adesso però la sto annoiando, vero? No, non mi annoia affatto. Mi dispiace, ma la devo deludere ancora. Trovo davvero bello il vostro impegno. Veramente? Anche se questo va contro i suoi interessi personali? Non credo che sia un problema. Il nostro acquirente è un maiorchino. Un medico. Ah, sì. Perché fa così? Se devo essere sincero, sarebbe davvero sorprendente. In tutti i casi è l'avvocato di mio marito che si sta occupando della vendita. Le do la mia parola che mi accerterò personalmente che sia del posto. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Ma adesso però parliamo di qualcos'altro. Per esempio di questo meraviglioso panorama, degli infiniti colori o di questa luce magica. Già, la luce. Per me è sempre stata importantissima. Cioè, quando ho iniziato con la fotografia. Fotografia? Interessante. Mi dica, che genere di fotografia? Se avessi saputo che sarei rimasta tanto tempo, mi sarei portata la macchina fotografica. Io sono una fotografa professionista. Insomma, non sono male. Davvero? Sì. Mi dica tutto. Giusto poco fa ho ricordato a te che fu proprio lei a regalarmi la mia prima reflex. Fu anche la prima che mi disse: ma tu, mia cara, hai un talento innato. Sai guardare la luce in un modo straordinario. Bene, allora rimaniamo d'accordo così? Hm? Bene, molto bene. Grazie. Adios, Victoria. Adios. Victoria, il tempo trascorso insieme a lei è stato molto piacevole. Posso dire lo stesso. Nos vemos. È stato piacevole? Di un po'. Vieni, dai. Ho appena aperto una bottiglia di vino bianco. Sono davvero curiosa di sapere cos'ha di tanto interessante quell'orso. Arrivo. Signora, devo darle una cosa. Che c'è? Sì, vengo. Hanno lasciato questa per lei. Grazie. Di niente. Cara Victoria, con il mio piccolo prestito spero di rendere più interessante la sua vacanza forzata. Suo Javier. Con il mio piccolo prestito spero di rendere più interessante la sua vacanza forzata. Suo Javier. Un po' lezioso, ma molto originale. Raffinato. Il contrario di quello che sei tu. A proposito, mi serve il nome del nostro potenziale acquirente. Il mio avvocato adesso è in Sud America. Appena ritorna me ne posso occupare. Mi spieghi come hai fatto a entrare? È una stanza doppia, 2 chiavi elettroniche. Quello che è successo stanotte è stato uno scivolone da non ripetere. Uno scivolone? Sì. Che non può e non deve ripetersi. Perché no? Me lo chiedi seriamente?
Beh, insomma, non era mai stato così magico e coinvolgente fra noi. Senti, tu vivi da anni con un'altra donna. Evitiamo di parlarne, per favore. Non funziona più con Lucia? Tempo fa al telefono mi hai detto che stavate pensando di sposarvi. Ha circa 20 anni meno di me. In certi casi è una cosa davvero pesante. Non starai pensando che io adesso... Cioè, che tu così semplicemente... No, no, no. Non semplicemente. Il tempo ha fatto maturare entrambi e ci ha fatto riflettere. E forse tutti e due siamo arrivati al punto nel quale abbiamo sempre desiderato di essere, ma insieme. Ripensa al nostro passato, a quando vivevamo su quest'isola, a quanto abbiamo faticato giorno dopo giorno, per poi la sera crollare a letto. Era tutto nuovo, tutto sconosciuto. E non ci siamo presi tempo per noi. È stato questo l'errore. Il nostro rapporto non ha retto a tutta quella tensione che oggi non c'è più. È per questo che, secondo me, ieri notte è stato così... così straordinario fra noi. E quando ti ho vista all'aeroporto, come per magia, è tornato a galla tutto quello che provo per te. Avevo dimenticato quanto sei bravo con le parole. Dai, Vicky. Sto parlando sul serio, davvero. Non mi starai mica dicendo che vuoi rompere con lei. Prendiamoci solo il tempo per vedere come si mettono le cose fra noi. No, no. Per prima cosa mi ridai subito la chiave. Avanti, dammi. Non lo so, questo... Questo è un trucco molto vecchio, ma... Sei proprio un ragazzino, lo so, sai. Sono terribile. Sei terribile. Sì, lo so. Tu sei... No, dammi la chiave. Che pensi? Che è diverso fare sesso senza sentirsi obbligati perché la tua compagna vuole un figlio. Lucia è troppo impegnativa per me. Ma certo. Povero caro, ormai cominci a essere un po' stagionato e inizia a fartela sotto della paura. Quanti anni ha Lucia? 35? Ti stupisce davvero che voglia diventare madre? No. E cos'hai allora? Con tutta la buona volontà non mi ci vedo più a cambiare pannolini o ad andare in giro con la carrozzina. A dire la verità non lo facevi neanche da giovane. Cambiamo discorso. Volevo informarti che questa volta non è stato uno scivolone. Sembrerebbe proprio che siamo diventati amanti. Quindi vai a letto con tuo marito. Diciamo che non è tanto normale, ma perché lo trovi così riprovevole? Perché siamo separati da 10 anni, perché lui convive con un'altra donna che vuole un figlio da lui, ecco perché... E allora? E allora questo è un suo problema, non è tuo. E non mi parlare di rimorsi di coscienza. Carpe diem. Secondo te dovrei semplicemente... Sì, esatto. La vita è troppo breve per non godersela. Y quiero este y este. Y... Espérate. Hola. Nico, sono io. Mi manchi. Ci possiamo vedere oggi? Sì, sì, ma... Va bene, nel primo pomeriggio, d'accordo.
Vuoi che venga da te in hotel? Sì, ma non nel mio hotel. Ho tanta nostalgia. Ci possiamo vedere nella nostra vecchia pensione, al Carrosia. Stai scherzando? Ma solo se ci danno la stanza numero 9. Va bene. Allora ci vediamo lì alle 2. Per la stanza me ne occupo io. E porto anche il prosecco migliore che ho in riserva. E porta anche 2 calici. Lì non hanno neanche un bicchiere. Bene. Allora a dopo, ciao. Sì, adios. Secondo te la visita a sorpresa è una buona idea? Non è che a tua madre dispiacerà? Fidati, i miei li conosco bene. Quando mamma dice papà tutto sotto controllo, scatta il campanello d'allarme. E l'altro ieri l'ha detto 2 volte. Sarà felicissima di vederci qui, credimi. Non devi guardarmi così, fidati. Se lo dici tu. E poi non sei mai stato a Maiorca. Non vedo l'ora di fartela vedere. E finalmente ti presenterò mio padre. Oh, ecco l'autobus. Vieni. Dove? Di là? Sì. 7, 9, 11. Deve essere questa. Questa? Sì. Forte. Ma come l'hai trovata? Prima di prendere casa sull'isola, i miei stavano sempre qui. Credo che mi abbiano concepita qui. Ma non mi dire. Erano una coppia strepitosa. Come noi? €45 a notte, ci vorrà ancora un po' prima che... Credo di aver visto tua madre. Davvero, è andata di sopra. Ma se ha una stanza in un hotel super lusso a Molinar. Gliel'ha offerta papà, a quanto mi ha detto. Jenny, no! Jenny! Chiesti alla reception. Credo proprio sia meglio che vada tu ad aprire. Ciao, mamma. Signora Kerner, Vicky. Vitus, Jenny, che ci fate qui? Cosa ci fai tu qui? Volevamo fare una sorpresa, siamo arrivati. Abbiamo pensato che avessi bisogno di sostegno. Devi affrontare un divorzio. Ma... non stai più a Molinar? Questo non è un buon momento, scusate. Certo. Mamma, non c'è nessun problema. Aspettiamo di sotto, sì. Ok? Va bene. Ciao, allora. Ciao. Oh mio Dio, Nico! I pantaloni! Aspetta. Mamma, non ho più 12 anni. Certo, lo so bene, tesoro, ma lo so cosa si fa in una stanza d'hotel di pomeriggio. Viva la siesta! A proposito, trovo davvero, davvero carino che siate venuti qui appositamente. Mamma, non cambiare discorso, lo conosco. No. Smettila. Mamma, è uno del posto. Oh mio Dio, come sono contenta, davvero, è una cosa seria. Ancora non lo so. Ma non è sposato, vero? Sposato? Perché se lo fosse sarei meno contenta. No, cioè, No, non è sposato, non proprio, no. Allora perché vi vedete in un hotel? Non ha una casa? E perché non nel tuo hotel? Non ha un soldo, vero mamma? Un artista o una cosa simile, molto romantico. Vitus, lasciami stare. Nico. Sì, tutto bene. E indovina un po' chi ho qui di fronte a me?
Meno male, siamo arrivati. Ecco lei. Gracias. Grazie. Mamma, non capisco perché papà non deve saperlo. Cioè, lui non se ne lascia scappare. Prego, uno. Gianni, lascia perdere. Ciao. Come va? Bene. Splendido, splendido. E tu devi essere il famigerato Vitus. Non so cosa le abbia raccontato Jenny. Non ti piacerebbe saperlo. Ehi. E qui ci si dà del tu, quindi io sono amico. Hola! Ah, ciao! Vieni con me. Benvenuti, sono felice di avervi qui. Ciao, io sono Lucia. Piacere di conoscerti. Buongiorno. A quel punto non sapevamo più dove andare. Bene, ma adesso voglio fare un brindisi a questa riunione di famiglia sorpresa, ma non per questo meno gradita. Sono davvero felice di avervi tutti qui. Salute. 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 Mi piace. Che giornata meravigliosa. Perché mi guardi così? Ottimo questo vino. Scusatemi. Era tutto buonissimo. Sono molto contento. Si è stato davvero bene. Oh, benissimo. Anche tu qui! Mi serviva una piccola pausa. Lo capisco molto bene. Nico certe volte è veramente tanto pesante. Già. Oggi pomeriggio è tornato a casa da un incontro di lavoro a piedi nudi. Assurdo! Sì, era senza scarpe. Ha detto che le scarpe sono decisamente sopravvalutate. Ha letto su un libro che una donna è andata in giro a piedi nudi per un anno intero senza scarpe. Lui sostiene che fa molto bene alla mente e alle articolazioni, ma è una sciocchezza. Non so come, cara, ma devo fargli passare questa fissazione. Beh, allora buona fortuna. Grazie. Sei impazzito? Pensa se entrasse qualcuno. Sta a sentire. Lucia parte domani mattina presto e rimane per 2 giorni a Siviglia. E domani è il nostro giorno di chiusura. Come fai a pensare ancora al sesso dopo il disastro di oggi pomeriggio? Quella di Carlo sia è stata una tua idea o sbaglio? Andiamo, passiamo una bella giornata insieme, navigando intorno all'isola, solo io e te, come ai vecchi tempi. Jenny e Vitus, ma per favore, come può funzionare? Non vedo qual è il problema. Ho appena noleggiato un'auto a loro nome, con incluso un pernottamento al Beach Hotel di Alcudia, un posto molto lontano. Ti prego, dai. Possiamo uscire in mare e raggiungere una baia isolata, una bella baia isolata. Ti preparo qualcosina da mangiare, del buon vino. Soltanto noi ci fermiamo a dormire dove ci pare. Sta a sentire, domattina alle 9 posso prenderti in hotel. Domani alle 9 è troppo presto, domani. D'accordo, ci penso su. E tieni, riprenditi le tue scarpe. A domani. Santo cielo. Sei proprio sicura di non voler venire con noi? Sì, sicurissima. È stata una giornata pesante. Sì, molto pesante. Buonanotte, Vicky. Ci vediamo. Divertitevi domani e andate piano. Lo rivedi stasera? Non vedo più nessuno. Voglio solo starmene in terrazza e rilassarmi. Hola, Victoria. Javier! Che sorpresa! Mia madre non è mai stata brava a mentire. Io sono Jenny. Javier? Sì. Lei è mia figlia e Vitus è il suo ragazzo. Mi hanno fatto una sorpresa. Hola. Piacere, Jenny. Vitus, non so bene a cosa si riferisca, ma ho sempre avuto un debole per le donne che non sanno mentire. Già, sembra proprio di sì. Javier è il nostro inquilino. Buonanotte, tesoro. Ah, l'inquilino. Carino. Noi alloggiamo al...
Can Rosia. Jenny, dobbiamo andare. Can Rosia? Un hotel? E dov'è? È una pensione nella zona... Jenny può dirlo che trova mia madre molto attraente. Cosa intende dire? Non ne ho idea, non so cosa intende dire. Adios. Buenas noches. Che tipo. Hola. Allora, vogliamo andare a prenderci un drink? Molto volentieri, ma purtroppo ho già un altro impegno. Mi stanno aspettando in città. Ah, sì? A dire la verità, ero passato soltanto per chiederle se... Sì, ecco, domani ho l'intera giornata libera e quindi avevo pensato che magari le potesse andare di fare qualcosa di piacevole insieme a me. Potrei mostrarle un paio di soggetti fotografici davvero speciali. Mi dispiace tanto, ma domani ho già preso un altro impegno. Peccato. Già. Beh, allora magari ci andiamo un'altra volta. Volentieri. Sì? Sì. Quindi buonanotte. Buonanotte. A mercoledì, d'accordo? A mercoledì, grazie. Hola, come stai? Ah, perché mi stai chiamando ora? Dígame. Hai dimenticato qualcosa? L'appuntamento è saltato. Cosa? Sì, potresti farmi la cortesia di pagare il tassista, per favore? Emilio questa mattina si è rotto la spalla facendo ginnastica e gli hanno messo il gesso. E su due piedi non si può trovare nessuno che lo sostituisca. Per fortuna mi hanno chiamato prima che salissi sull'aereo. E adesso? Adesso cosa? Il locale oggi è chiuso e finalmente siamo soli soli. Già. È travolgente il tuo entusiasmo. Sono soltanto sorpreso. Oh, una fantastica idea. Visto che siamo liberi, prendiamo la barca e usciamo in mare. Saresti andato comunque, no? E adesso hai una ragazza sexy che ti accompagna. Questa giornata è soltanto mia. E anche questo. Eccomi. Scusa il ritardo. Come stai? Ciao. Benissimo, grazie. Sono Nico Körner. Siete pregati di lasciare un messaggio, per favore. Non sono depressa, sono solo arrabbiata. Spero non con lui, ma con te stessa. Non avrei dovuto farmi coinvolgere. Ah, Vicky, smettila di lamentarti. Da quanto lo conosci, Nico? Che cosa ti aspettavi da lui? Non lo so, non saprei dirlo nemmeno io. Chi non si aspetta nulla non può essere deluso. Vuoi i tuoi consigli? Hai per caso qualche altro suggerimento? Certo, ma Cher, vai da Nico e dagli un bel calcio negli stinchi. Ti farà bene. Molto meglio che crogiolarsi nel dolore e nell'autocommiserazione. Good morning. Sean, l'autore di Kamasutra for Best Age. Sean, Vicky, una vecchia amica. Vicky, nice to meet you. Hi, nice to meet you.
Hola, Javier. Hola, Victoria. Mi scusi se arrivo all'improvviso. Mi dica, è successo qualcosa? No, no, ma c'è stato un cambio di programma e adesso il tempo ce l'avrei. Se non ha ancora preso impegni, potremmo fare qualcosa insieme. Gentile, grazie. Credo che ci siano soggetti fotografici migliori di me. Questa volta deve lasciar giudicare all'artista. Grazie. Per l'esattezza, si tratta di un eremo. È stato eretto nel 1648, credo. Non ci viene quasi più nessuno ormai. Ci vivono ancora dei monaci? Ci sono, ma sono pochissimi. Da secoli hanno fatto la scelta di vivere in assoluta umiltà e povertà. C'è una pace incredibile. Già. È per questo che mi piace venirci. Qui c'è lo stesso silenzio che c'è in fondo al mare. Potrebbe immaginare di vivere così. Che c'è da ridere? Il mio migliore amico mi dice sempre che da quando mi sono separato vivo come un monaco. Che a dire la verità non mi sembra affatto così riprovevole. Mi perdoni, non ha incontrato altre donne? Oh, sì. Ma? Forse sono troppo esigente. O sono troppo lento. Perché quando mi rendo conto che una donna mi interessa davvero, lei si è già data alla fuga da un pezzo. Com'era l'acqua? Perché non ti sei tuffata? Va. Troppo fredda. Avevamo un accordo. Volevo solo mandare un messaggio a tuo fratello. Sì, ma
inutile, ci ho già provato. Qui non c'è campo. Oh. Credo che faresti meglio a occuparti di me. Le dispiace prendere quel sentiero? Lì, a sinistra. Quello? Sì. Certo. Santo cielo, ma che cosa è successo? Pensa che per me potrebbe essere un'alternativa quando dovrò andarmene da casa sua. Magari prima ci sarebbe bisogno di qualche piccola riparazione e qualcuna qua e là. Stava per diventare casa mia. Davvero? Questa è una lunga storia. C'è problema. A me piacciono le lunghe storie. Beh, quando 20 anni fa io e Nico ci siamo trasferiti a Maiorca, eravamo decisi, volevamo aprire un piccolo hotel con ristorante. Nico, lo chef ambizioso e pieno di talento. Io più giovane e follemente innamorata. Già, pensavo durasse per sempre. Così era questo l'oggetto del suo desiderio? Sì, ma è successo molto più tardi. All'inizio non trovavamo niente che andasse bene. Dovevamo pur vivere di qualcosa e Nico trovò lavoro come cuoco al Sirenas. Per iniziare, o almeno quello era il piano. Già, beh, si sa a volte come vanno i piani. Ma funzionava, Nico era bravo, non ha solo talento come cuoco, è ambizioso e questa è una grandissima dote. E in poco tempo ha fatto guadagnare una stella al Sirenas. E io ero incinta. Beh, a sentirla così non sembra una brutta storia. Ma proprio quello che è successo in qualche modo è stato l'inizio della fine del nostro rapporto. Cucinare a quei livelli è una guerra, diceva Nico. E in poco tempo le trincee della sua cucina l'hanno inghiottito. Io ho sempre pensato che ce l'avremmo fatta. Anche quando Jenny ha iniziato ad andare a scuola. E questo posto è stato il mio ultimo tentativo, solo che all'epoca era un po' diverso. Un giorno mi sono ritrovata qui e ho pensato che questo fosse la nostra salvezza. Ma ormai Nico aveva già firmato il contratto d'acquisto del Sirenas. Io però non ne sapevo niente perché lui voleva farmi una sorpresa. Allora ho preso Jenny e ho fatto le valigie. Le cose sono andate come era giusto che andassero. Meno male. Altrimenti immagino che noi due non ci saremmo mai conosciuti. E questo, a mio avviso, sarebbe stato un vero peccato. Questa è la segreteria di Vicky Kerr. Lasciate un messaggio dopo il video. Una limonata. Grazie. Senta, Javier, la ringrazio davvero tanto per la bellissima giornata. Per me è stato un vero piacere.
Però lei non sa che qui le giornate solitamente durano 24 ore almeno. In altre parole, mi sta dicendo che non è finita. Lo so, certe volte sono un po' contorto. Le piace ballare? Sì, mi piace. Perché? Allora si lasci sorprendere. Devo solo far mettere un paio di firme a Vicky, ok? Devi farlo proprio adesso. Sì, purtroppo devo farlo. Le do i documenti e torno immediatamente. Nico, cerca di sbrigarti. Sì, 5 minuti. Allora, posso prenderla, diciamo, fra 2 ore, va bene? D'accordo. Fantastico. Un momento, ha una condizione, però. E sarebbe? Che passiamo subito da lei al tu. Non credi che sia finalmente il momento di farlo? Te l'ho detto, sono un po' lento. Ah. Buenas tardes. Nico. Mi dispiace disturbare. Non vi ho presentati. Javier, il nostro inquilino. Nico, mio marito, cioè ex marito. Il mio futuro ex marito. Ci tiene davvero moltissimo a dirlo. Nico. Javier. Piacere. Ma no, il piacere è mio. Scusa, potremmo parlare un momento da soli? Sì, certo, nessun problema. Comunque me ne stavo andando. Ah, bene, bene. Allora rimaniamo così? D'accordo. Anche se è stato breve, è stato un grandissimo piacere. Sì, a proposito, parlando della casa, stasera devo vedermi con il mio avvocato. Purtroppo è stato via per qualche giorno. A lui tutte le informazioni sull'acquirente. Non si preoccupi, non c'è nessuna fretta. Tanto meglio. Adios. Adios. Ti stai godendo la vacanza, non sai che dire. Certo, qualcosa in contrario? Vicky, siediti per favore. Mi dispiace davvero tanto, ma l'impegno di Lucia è stato disdetto all'ultimo momento. Siamo stati tutto il giorno in barca insieme. Purtroppo non c'era campo, non ti ho potuto chiamare. Conosco già la storia, la conosco bene. È tutto come allora. Comunque, se vuoi saperlo, non è per niente il tuo tipo. Chi è che non è il mio tipo? Di chi vuoi che parli? Dell'inquilino? Ho visto come ti scodinzola attorno. Come sarebbe mi scodinzola attorno? Javier. Hola, Lucia. Hola. Vicky, ti prego, mi dispiace. Stasera non possiamo vederci. Il padre di Lucia ci ha invitati a cena. Ti ho detto che sarei stata libera. Vieni, prendi. Che cos'è? È la richiesta della licenza per mettere il gancio di traino. Non te la perdere. Mi serve. Ti chiamo domani. Hola. Insomma, ti sto aspettando. Lo so, ti avevo solo pregata di restare in macchina senza di me per 5 minuti. Ma sono passati molto più di 5 minuti. Non è vero, non sono passati. Sì. Oddio, era da tanto che non ballavo. Anch'io. Grazie. È stato bello. Grazie. Oh, che coincidenza. Mallorca è molto piccola. Sembra proprio di sì. Nico. Encantado, io sono il suo padre. Mio padre. Encantado. Hola. Festeggiamo il suo compleanno. Voi aversilo, se puedo accomodarsi. Vuoi aggregare una mesa, por favor? Hola. Intanto accomodarsi. Se te va, per me non è un problema. Siéntese, siéntese. Davvero, per me va bene. Stai calmo, per favore. Sì, è bellissimo. Thank you.
tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tiene ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Adoro questa musica, non mi stancherei mai di ascoltarla, è così romantica. Quindi anche tu sei... Ora Lucia! Ciao, come stai? Ah, è venuto anche lei, salve. Un momento, sguardo. Ho lavorato circa 2 anni con lui. Perché il fratello di Lucia è appena arrivato, Miguel, è il mio avvocato. Segue lui la vendita della casa. Indovina chi ha portato? Il potenziale acquirente. Cioè, il medico di Manacò? Sì, quello laggiù, la giacca grigia. Vuole che glielo presenti? Sì, volentieri. Beh, se non serve la mia presenza, ne approfitterei per assentarmi un momento. Scusate, sì, torno certo. Subito, eh? Miguel! Hola. Piacere, Javier Margallo. Come va? Finalmente abbiamo la possibilità di conoscerci, di parlare. Hola, Javier Margallo. Ehi, amico, quando hai intenzione di lasciare la casa? Ma dove va? Scusate. E Javier dov'è? Se n'è appena andato. Se n'è andato? Non ti preoccupare, sì. Sono sorpreso. Cos'è successo? Niente, proprio niente. Li avevo appena presentati e lui, di punto in bianco, ha preso e se n'è andato. Sembra tutto bene. Sì, dai, troveremo una soluzione, sicuramente. Javier! Javier, aspetta, per favore, che è successo? Non c'è cosa che odio di più delle menzogne. Ma chi ti ha mentito? Il potenziale acquirente non è un medico di Manacor, è un costruttore edile di Inca che da anni, servendosi di prestanome, compra case per ristrutturarle, farne abitazioni di lusso o per demolirle. Si chiama Juan Menegos. E Menegos ha cacciato la signora Varel di casa. E con casa tua vuole fare quello che noi con la nostra iniziativa civica stiamo tentando in tutti i modi di impedire. Ma ti assicuro che non ne sapevo proprio niente. Mi devi credere, io non so nemmeno se Nico sia al corrente di ma tutto questo. Ma il suo avvocato fa sicuramente il gioco di Menegos. Allora torniamo lì e mettiamo le cose in chiaro. No, invece lo facciamo, se tu invece questo di... Questo non è il mio modo di fare. Se avessi voluto avrei già potuto farlo, rovinare la serata a tutta la comitiva. No, davvero. Fantastico, la serata era iniziata così bene. Sai allora che facciamo? Andiamo da un'altra parte, noi due soli. Conosci un posto carino nelle vicinanze? Sì. Vieni. Dove mi porti? Prima andiamo a prendere la tua macchina fotografica. Vieni. Sì, tu lavori qui. Purtroppo qui non c'è sempre questa calma. Il mio ufficio è di sotto. Non mi piace fare promesse che non posso mantenere. Di solito sono sincero. Una qualità che ormai è considerata un difetto. Avrai questo difetto, ma anche qualche pregio, no? Beh, mi piace cantare mentre faccio la doccia. Qual è il tuo pesce preferito? Gli ippocampi mi hanno sempre affascinato. Gli ippocampi? Sì, i cavallucci marini. Ah, certo, cavallucci marini.
Ma perché? Sono pesci? Oh, sì, appartengono alla famiglia dei singnatidi, come anche i draghi di mare. E che cosa avrebbero di tanto interessante gli ippocampi? Per esempio, a rimanere incinti sono solo i maschi e non le femmine. Sono monogami, cosa decisamente inconsueta nel mondo animale. Anche se, purtroppo, ormai è diventata l'eccezione anche fra noi umani. Ma la parte principale della mia tesi dottorale è stata sul metodo di corteggiamento dell'Hippocampus guttulatus. E com'è il corteggiamento dell'Hippocampus guttulatus? È una lunga danza che può durare giorni e giorni prima di arrivare all'accoppiamento. E tu l'hai imparato da loro, vero? Cosa? Beh, tu mi hai detto che non hai trovato un'altra compagna perché hai bisogno di molto tempo. La cosa particolare degli squali martello è che si possono riprodurre anche senza accoppiarsi. Si chiama partenogenesi. Partenogenesi. Sì. Un'altra cosa molto interessante è che la loro forma è unica. Stanca? No, mi piace camminare di notte. È quasi l'alba ormai. È il mistero che mi piace. Sì, esatto. È quell'alone di mistero che la rende interessante. La penso esattamente come te. Bene, eccoci qua. Direi proprio che ce ne andiamo a dormire perché abbiamo bisogno di riposo. Se vuoi ci sentiamo più tardi. Sì, a più tardi, Javier. Ami i cavallucci marini, i polpi e canti sotto la doccia. Sei proprio simpatico. Grazie di tutto, a più tardi. Victoria! Sì? In questo momento hai una relazione stabile? No. Stai partendo? No, sono andato via di casa. E ho pensato di appoggiarmi qui per ora. Ed eccomi qua. Che cosa hai fatto? Ecco, non so come, ma Lucia ha capito che fra noi due sta succedendo qualcosa. Stamani a colazione mi ha fatto una scenata incredibile. E sì, insomma, che dovevo fare? Le ho raccontato tutto. Come, scusa? Le ho raccontato tutto e sì. Mi ha cacciato di casa. Beh, insomma, c'era da aspettarselo, non è nemmeno colpa sua. Comunque, le cose stanno così. Ormai è successo, che ci posso fare? Sì, ma Nico, cioè, che significa questo? Per caso vuoi... Ma io non voglio nel modo più assoluto. Per quale ragione? La suite è abbastanza grande, ci stiamo benissimo anche in due. Così, finalmente possiamo... Adesso basta, Nico! Per prima cosa ti vai a prendere una stanza singola. Vai! Va bene. Va bene, ma poi si vedrà, d'accordo? Non si vedrà un bel niente. Io vorrei davvero provare di nuovo a vivere con te. Sei impazzito, che ti sei messo in testa. No, basta, adesso vattene. Lasciami stare, per favore. Ne parliamo dopo. A proposito, il nostro acquirente, quel tipo, non è un medico. È un costruttore immobiliare senza scrupoli di Inca. Cosa? Allora dia Miguel di richiamarmi quando ha finito. Si tratta della casa di Molinar.
Sì, sono molto seccato e puoi dirglielo tranquillamente. Oh, hola. Mi scusi, ma mi sono appena alzato. Che cosa c'è? Vuole entrare? Io volevo... Cerca di evitare ogni commento. Ti prego. Te lo avevo detto, non c'è niente che odi di più delle menzogne. Io ti assicuro che non è come sembra, mi devi credere. Proprio come mi ha detto la mia ex, perfino quando era incinta dell'altro. Ma io non ho nessuna relazione. Si tratta solo di una questione di definizione. Tutto Nico qua. Vorrebbe tornare con me, forse la colpa è anche un po' mia, probabilmente, ma quella di poco fa era soltanto una messa in scena. Vittoria, di... io... Ecco, avevo avuto l'impressione che fra noi ci fosse qualcosa. Te lo giuro, devi credermi, io... Devo andare. Vedi, davvero non ce la faccio. Questo per me è veramente troppo complicato. Adios. Javier, aspetta, ti prego. Ciao, mamma. È stata una gita bellissima. Grazie. Mamma. Niente, tranquillo. Tutto a posto. Va tutto bene, 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 bene. Ciao, Vitus. Ma bravo, papà. Avevi tutto sotto controllo, vero? Lo so che ho fatto un grosso errore. Ho cercato di scusarmi. Non so che cos'altro potrei fare. Sono responsabile almeno quanto lui di quello che è successo. Ma certo, al solito. Lui si comporta da idiota e tu lo difendi ancora. Abbiamo sbagliato entrambi, Jenny. In quella pensione non c'era Javier, ma papà. Cosa? E non era la prima volta da quando sono qui. Ah, ecco perché a me e a Vitus ci avete spedito ad Alcudia. Ma come vi è venuto in mente? Non vi abbiamo dicendo, ti assicuro che non è come sembra. Volevo soltanto farmi trascorrere una giornata. Abbiamo pensato che in qualche... Non crederai seriamente che fra voi due possa ancora funzionare, vero? No. E tu, papà? Il futuro in comune prevede sempre due persone. Il tuo avvocato? No, no. Credo che sia il tribunale. E allora rispondi. Hola. Ecco, ora mi mancano soltanto le vostre firme. Qui e qui. Questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Sai, resterai sempre un bambino, Nico.
Non avrebbe funzionato. Ma sarebbe stato bello. Insieme a te non si può invecchiare, Nico. Perché no? Perché ti rifiuti di farlo lottando a denti stretti. C'è tanta gente che alla mia età si fa la tintura ai capelli. Ma no, non si tratta di questo. Hai un problema con l'età. Ti rifiuti di diventare adulto. Se non altro non mi annoierò mai. Tu no. Ma per chi ti sta vicino è molto faticoso. Devi parlare con lui. Con chi? Con Javier? Credo che non servirebbe a niente. Se io fossi al posto tuo, sì, avrei già... Sì, ma non lo sei. No. A che ora hai l'aereo domani? Verso mezzogiorno. Prenditi cura di te. Jenny, allora passate a prendermi alle 10:30, va bene? Ti ringrazio molto, ma prima dovrei sbrigare una questione. A dopo, ciao. C'è nessuno in casa? Ciao, Thea. Senti, posso lasciare da te una cosa per Javier? Sto per partire. Quindi te ne vai nello stesso modo in cui sei arrivata, senza dire niente? Ci vorrebbe troppo a raccontarti tutto. Ti chiamo, promesso. Mi hai detto la stessa cosa anche 10 anni fa. Certo, è naturale che puoi lasciarmela. Scendo subito. Certo, sono felice per te. Bene, ciao. Jenny, chi era? Stavi parlando con papà? No, Lucia. È appena stata dal ginecologo. Aspetta un figlio da papà. Oh, questo è quello che si merita. Sì, giusto. Forza, ragazze, andiamo. Non ci posso credere. Fermati!
avanti, ti prego. Hai dimenticato qualcosa in hotel? Siamo già in ritardo. Javier! Oh no, se non ci sbrighiamo, perdiamo l'aereo. Victoria! Victoria, lo so, Thea mi ha detto che oggi te ne vai e so anche che vai molto di fretta. Ma ti devo dire una cosa importante. Sì. Victoria, conosci Stralsund? Stralsund? Sì, esattamente. Maledizione! È che proprio ieri ho avuto una proposta interessante per lavorare lì, all'acquario oceanico. Ma prendiamo l'aereo! Ti rendi conto? Beh, sì, insomma, io credo che quello sia il posto giusto per me. Che ne pensi? Stralsund è un posto bellissimo. Spero tanto che ti piaccia. Davvero? Davvero. Sì? Sì. Bene, allora penso che per fine mese sarò lì. Sono tanto felice. Già. Fantastico. Non suonare, non sei romantico. Adesso basta. Credo che tu debba andare adesso. Scusate, è vero, non sono romantico, ma adesso dobbiamo proprio andare. Javier, buenos días, Vicky, andiamo. Vai, non voglio farti perdere il volo. Allora, possiamo andare? Sì!